Vi comunico ufficialmente che la registrazione ha avuto inizio, così ognuno di voi lo sa, e passerei, se non ci sono dubbi, domande, perplessità, a condividere le mie slide per iniziare a guardare quelle che sono le tematiche del giorno. Se poi arriva ancora qualcuno, lo inseriamo cammin facendo. Mi confermate che vedete le slide in questo momento? Sì. Perfetto, grazie. Ok, allora partiamo. Benissimo. Questa ormai è una slide che conosciamo bene perché nelle ultime settimane l'abbiamo vista e rivista più volte ed è oggi approdiamo di fatto a quella che è una tappa focale per quella che sarà poi anche l'attività di tipo seniores dei nostri ragazzi. Quindi siamo nel periodo dai 14 ai 19 anni ed è il momento in cui noi dobbiamo raccogliere i frutti di quelle che sono state le situazioni precedenti, delle tre tappe precedenti che abbiamo costruito nel nostro percorso. E dobbiamo portare nel giro di 8-12 anni il nostro giovane atleta a diventare un atleta formato e raggiungere l'apice delle sue performance. Questo perché dico 8-12 anni? Perché statisticamente la media di picco di performance, quindi dei migliori risultati degli atleti di diverse discipline a livello mondiale, si raggiunge all'incirca 24 anni. Se poniamo una deviazione standard di più o meno 2 anni, quindi tra i 22 e i 26, viene fuori che partendo dai 14 arriviamo ad avere 8-12 anni al massimo per raggiungere l'apice delle prestazioni. Sembra molto tempo, ma in realtà poi così tanto tempo non è, perché dobbiamo, logicamente, per arrivare da un'attività di tipo giovanile ad arrivare all'apice, quindi alla massima espressione sotto tutti i punti di vista, sia coordinativa, sia condizionale, metabolica, prestazionale, in generis, abbiamo diverse condizioni da dover monitorare e da dover sostenere all'interno del nostro percorso di allenamento. E questa tappa, definita appunto di tappa intermedia di maestria sportiva, è il momento in cui ci iniziamo a focalizzare in maniera serrata su quella che è la specializzazione. E inoltre è il momento in cui andiamo a ricercare l'esaltazione delle capacità condizionali per far sì che aumenti l'intensità, la frequenza, chiamiamola come meglio crediamo, delle capacità coordinative che abbiamo costruito nelle tappe precedenti. E quindi, come si diceva, andiamo ad esaltare quelle che sono le capacità sia meccaniche che metaboliche, ricordandovi che con meccanico parliamo di ossa, tendini, muscoli, articolazioni, cartilagini, e con metaboliche parliamo di cuore, polmoni, ossigeno, sistemi di ripristino energetico. E queste richieste di maggior prestazione sotto il punto di vista dell'intensità devono essere costruite per far sì che le strutture, quindi il corpo del giovane ragazzo, possa fronteggiare le richieste
di tipo tecnico che sono a questo punto del loro percorso assolutamente crescenti. Quindi hanno bisogno di allenarsi di più e per allenarsi di più, con maggiore intensità, con maggior frequenza, necessitano che le strutture possano essere pronte per poter appunto sostenere questi tipi di stimoli. Come ci siamo già detti, abbiamo 8-12 anni di tempo per arrivare all'apice delle performance. Quindi il focus sarà quello di matchare tra quelle che sono le esigenze dell'attività agonistica evoluta e comunque mantenere un occhio, seppur periferico, sullo sviluppo biologico degli atleti. Perché? Perché comunque a un'età di 14 anni siamo ancora a un limite medio-basso. Ci saranno già dei fisici che saranno estremamente biologicamente evoluti, molto simili a quelle che saranno poi le caratteristiche che avranno da adulti. Ci sarà ancora qualcuno che è in via di sviluppo. Noi di questa cosa ne dobbiamo tenere conto. Dobbiamo essere in grado di monitorare se biologicamente il soggetto è già arrivato alla sua massima espressione, all'apice di quelle che poi saranno le sue caratteristiche, oppure ha ancora qualcosa da dare, ha ancora qualcosa da sviluppare prima di arrivare alla formazione definitiva sotto il profilo fisico. Questo è un focus determinante. E come facciamo a fare questo? Dobbiamo necessariamente far collimare queste due esigenze: avere una maggiore aderenza al modello di performance. Perché? Perché è il momento in cui i ragazzi si specializzano, è il momento in cui l'atleta sviluppa delle caratteristiche che lo porranno non soltanto come un giocatore di tipo generico, ma addirittura inizieranno a esserci le varie specializzazioni di ruolo, per esempio. Però allo stesso tempo avremo necessità di avere una buona profilazione degli atleti. Perché? Perché in base a quelle che sono le caratteristiche di ogni atleta, capiremo se lo sviluppo biologico è arrivato o no al proprio apice. Non possiamo ignorare questo cross di esigenze. Dobbiamo far matchare questo tipo di discorso tra sviluppo biologico, profilazione dell'atleta e, dall'altra parte, esigenze agonistiche crescenti, specializzazione di tipo sportivo, specializzazione di ruoli e crescente richiesta tecnico-tattica all'interno del gruppo squadra. I giocatori diventano padroni di un ruolo. Però in questa funzione dobbiamo essere noi tecnici capaci di capire se sono già in grado di supportare, sopportare le stimolazioni da, chiamiamola, seniores, oppure biologicamente sono ancora tardivi nel loro sviluppo e quindi dovremmo adattare noi, in particolare nella fase precoce della tappa, le stimolazioni. Tutto questo pacchetto sembra esaltare il lavoro che è stato fatto in precedenza, quindi a esaltare quelle che sono le capacità coordinative che abbiamo costruito con grande metodo, precisione e puntualità negli anni dei settori precoci giovanili. Quindi, capito questi due punti cardine della tappa, per avere un discorso puntuale, preciso su quelle che sono le esigenze da dover sostenere, noi dobbiamo avere uno studio della prestazione in gara che ci permetta di avere un'analisi sia sotto il profilo meccanico, sia
sotto il profilo metabolico molto precisa su quelle che sono le richieste che l'atleta deve sostenere. Questa cosa, soprattutto in particolare per i giochi di squadra, risulta essere sempre un po' vaga. Inteso come? Se tu, se parliamo di sport di tipo ciclico, atletica leggera, nuoto, dove abbiamo bisogno di un dato termine di paragone misurabile per poter ambire a fare una gara, inteso come o ho il tempo o ho la distanza sotto un certo limite, oppure ai campionati italiani, ai campionati mondiali, alle Olimpiadi, non ci posso accedere, non ci vado. Il modello di prestazione è quello. Se vuoi correre i 100 metri ai campionati italiani, devi avere quel tempo lì, se no non puoi partecipare. Questa cosa in ambito di sport di squadra è più vaga, però metodologicamente resta fondamentale, perché se no non sai a che cosa devi prepararti. E questa cosa non è possibile, non è possibile inteso come non possiamo non avere un termine, una meta da dover raggiungere su cui lavorare per poter stimare sia la bontà del nostro lavoro, sia se stiamo avvicinando quel tipo di performance o meno. E per questo io devo fare due tipi di analisi, un'analisi di tipo meccanico, un'analisi di tipo metabolico, su quello che è il mio livello di gara. Quindi, se gioco a basket, e gioco a basket in Serie C, dovrò capire qual è il modello di prestazione di quella categoria lì, inteso. Quanto corro? Quanto ho la palla in mano? Quanto si tira? Che ne so, che tipo di spostamento faccio? Quanti salti faccio? Si analizzano un volume di gare significativo. E all'interno di questo volume di gare si cerca di capire, di comprendere quali sono le sollecitazioni fondamentalmente a cui il corpo viene assoggettato durante la prestazione stessa. Queste sollecitazioni diventeranno il modello a cui tendere. Devo essere pronto a fare X numero di salti, X numero di spostamenti, X tipo di spostamento. Se giochi a calcio, dovrai conoscere le distanze. Quanto è lungo la tua distanza media? A che intensità la copri? Questi parametri sono fondamentali per capire se stiamo allenando, perché bisogna necessariamente allenare per obiettivi. Abbiamo bisogno di un obiettivo tangibile, misurabile e chiaro da poter conseguire. Perché sennò facciamo sudare la maglietta alle persone. Ed è una cosa diversa, per carità, lodevolissima. Però non è poter garantire un miglioramento e il raggiungimento di un target. Questo è un punto fondamentale. Per fare questo, gara, analisi di tipo meccanico, quindi che sollecitazioni al mio telaio, inteso il telaio del corpo, durante quel tipo di gara lì, e analisi di tipo metabolico. Perché? Perché devo capire quali sono i meccanismi di ripristino energetico coinvolti, i tempi di lavoro, i tempi di recupero. Questo perché? Perché in questa tappa fondamentale c'è la specializzazione del ruolo, e nella specializzazione del ruolo ho bisogno di stimolare il corpo a fronteggiare delle richieste. Qui si arriva sulla puntualità. Cosa mi serve per poter arrivare a performare in quella gara lì? Quelle cose lì. Parametrare l'allenamento.
Quindi, modello di prestazione e poi, come si diceva, profilazione di quelle che sono le caratteristiche del nostro atleta. Come facciamo? Con dei test di sintesi che verranno periodicamente verificati in funzione delle caratteristiche indagate. E poi ovviamente per uno studio di tipo, attraverso uno studio di tipo antropometrico. Quindi, quali sono le caratteristiche semplicemente antropometriche dei miei atleti, dei miei ragazzi, delle mie ragazze? Attraverso quali test di sintesi vado a indagare? E ovviamente questa è una scelta del tutto arbitraria dal punto di vista del tecnico. Per capire qual è il livello del mio atleta e poi in che periodo e attraverso quali parametri decido di fare verifica di questa indagine. Quando parliamo di test di sintesi, qual è il significato del test di sintesi? Chi è che mi dice in chat o a microfono che cosa significa test di sintesi? Test di sintesi. Perché parliamo di test di sintesi, secondo voi? E perché è importante selezionare in maniera corretta un test di sintesi? Sappiamo che cos'è? Dai, qualcuno che si esponga, forza. Coraggio, ragazzi. È un test che mi permette di valutare tutte le componenti che io voglio osservare in una sola prova. Ad esempio, non so, magari l'agilità, la forza esplosiva, e mi permette di vedere nel tempo come è migliorata e se ci sono stati dei miglioramenti. Ok, e come lo selezioni secondo te? Beh, mi pongo degli obiettivi in base a quello che cioè su quello che sto lavorando, e penso che poi possano essere anche più di una prova, ecco. E Però quando penso che sintesi voglia dire proprio quello, cioè cercare di focalizzarsi in modo preciso su quello su cui sto lavorando, in maniera che sia visibile. Non so se mi sono espresso, è un po' difficile. Allora, esatto, nel senso che io ho capito che tu hai abbastanza l'idea in testa, però è proprio questo punto qui. Abbiamo più o meno un'idea vaga in testa di che cosa significa un test di sintesi, però poi se dobbiamo esplicitarlo, scricchioliamo un po'. Test di sintesi significa che attraverso un'unica prova posso indagare delle caratteristiche significative per il modello di prestazione. Ci siamo? Era questo quello che intendevi anche tu? Sì, pensavo ce ne fosse anche più di una di prove, questo non lo sapevo però. Certo che ci sono anche più prove, ma questo è ovvio, ci sono molte prove, però quando tu fai un test, attraverso un test dovresti essere in grado di indagare più, diciamo, un maggior volume di informazioni. Più attraverso un'unica prova riesco a capire quali sono i parametri che la condizionano. Ovviamente è a tutto vantaggio del lavoro, no? Se io attraverso un unico test riesco a raggiungere maggior volume di risposte, di informazioni di mio interesse, è tutto il lavoro guadagnato, siamo d'accordo? Sì. Perfetto. Quindi, quando parliamo di test di sintesi, la cosa più importante è capire però che cosa andare a indagare. E come facciamo?
devi sapere di che cosa tratta il tuo modello di prestazione. Siamo d'accordo? È chiaro? È chiaro per tutti questa cosa qui, ragazzi? Sì. Perché se no rischiamo di andare a fare come negli anni 70, facciamo correre il test di Cooper a tutti, che così, o il test di Conconi a tutti, e poi abbiamo gente che fa il saltatore. Ok? Quindi facciamo un bel test massimale sul VO2 Max e poi abbiamo gente che fa prestazione indirizzata al ripristino fosfocreatinico, capito? Questo è fondamentale. Punto chiave. Come faccio a selezionarli? Conosco bene il mio modello di prestazione. Focus. Quindi, prima, modello di prestazione. Secondo, da quel modello di prestazione, quali sono le caratteristiche? Le caratteristiche del modello di prestazione sono questa, 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 questa. Da qui vado a indagare il modello, il test, vado a selezionarmi il test e lo assoggetto ai miei atleti. Altra domanda, sempre per voi. Quando lo verifico il test? Ogni quanto dovrei fare una verifica? Sicuramente nel momento iniziale per capire come impostare il lavoro. Sì, e quando lo verificheresti? Se c'è tempo sarebbe da farlo ogni mese, ma in realtà anche ogni 2 mesi. Indiscriminatamente? Nel senso per tutti i test. Indipendente dal test che sottoponi? Sì, indiscriminatamente. Allora, per tutti, le verifiche sono costruite in funzione di quello che è l'adattamento che stai cercando. Inteso come? Se tu vai a testare, facciamo finta. Il VO2 max di un atleta, ogni quanto cala il VO2 max? Qual è la risposta metabolica? Per dirne una. In quanto tempo aumenta, in quanto tempo cala? Se non lo sapete, è meglio che lo sappiate. Se logicamente abbiamo bisogno di almeno 8 esposizioni, 8 esposizioni ad alta intensità. Dopo 8 esposizioni ad alta intensità, il test dovrebbe darti un riscontro. Quanto ci metto? Un mese. Va benissimo. In un mese dovrei avere, se ho fatto bene il mio mestiere, se tutto è andato bene, un adattamento. Testo e dico che okay, ho un punto 0 in cui rendevo 0, ho un punto 1 in cui rendo 1. Sono migliorato. Però poi quella componente lì, se non ci sono interruzioni, perdura per mesi. La scienza ti dice che il calo del VO2 max è quasi insignificante. Quindi, dopo che ho fatto un test a un mese, posso tranquillamente, se non interrompo l'allenamento, se logicamente continuo a dare delle esposizioni periodiche a quel tipo di stimolo, il calo va a pendere. Altro esempio, se testo l'equilibrio, ci siamo fatti, andate a vedere sulla prima lezione, qual è il tempo ideale tra tempo di esposizione e tempo di adattamento del sistema nervoso centrale. Se tu testi l'equilibrio, gli adattamenti sono in termini di secondi. Quindi cosa significa? Significa che se faccio un test, lo ripeto tra 5 minuti, sono già migliorato. Ora, questo per darvi due estremi totalmente diversi.
La verifica del test è funzionale alla caratteristica indagata. Quindi devo sapere quando è atteso il mio miglioramento in funzione del metodo che applico e andare a verificare se questa cosa è avvenuta. Quindi non è una verifica standard, è una verifica in funzione della caratteristica indagata. Come facciamo? Bisogna capire qual è la caratteristica che andiamo a indagare. Se caratteristica a lungo termine, si testa a lungo termine. Se a breve termine, si testa a breve termine. Però questo è determinato dalla tempo di lavoro, esposizione che mi necessita. Ok? Fondamentale. Test di sintesi selezionato sul modello di prestazione in funzione di quelle che sono le esigenze del modello di prestazione, della caratteristica che mi sarà determinante per performare meglio, la testo e la verifico in funzione di quello che è l'adattamento atteso. Ok? Per qualcuno non è chiaro il passaggio? Importante, è questa cosa qui? Perfetto. Tutto chiaro. Quindi, procedendo da qui, ecco, per esempio, no, logicamente, per capirlo forse in maniera ancora più evidente, se faccio lo studio antropometrico delle altezze e misuro dopo un altro mese, la variazione è insignificante, no? Potrò verificare, no? 2 volte all'anno, che ne so, questo perché leggo qui questo parametro che può essere ancora più esplicativo di alcune condizioni. Quindi, profilati gli atleti e conosciuto quello che è il modello di prestazione, abbiamo appunto degli obiettivi molto ben marcati di questa tappa, dove l'obiettivo primario è quello che ci siamo già detti, la maestria tecnica. Quindi qui i ragazzi si specializzano. Abbiamo questo obiettivo secondario, che ovviamente è strettamente correlato col primo, che è l'accrescimento dei livelli di forza strutturali. Perché? Perché per migliorare qui ho bisogno che il fisico mi stia dietro. Mi stia dietro inteso come? Livelli di forza, livelli metabolici, quindi di energia, per poter fronteggiare il volume d'allenamento per migliorare tecnicamente. Come lo facciamo? Attraverso delle sedute che sono sia integrate che separate. Quindi, seduta integrata significa prima dell'inizio della parte tecnica mi faccio una parte di lavoro. Seduta separata, facciamo degli allenamenti dedicati unicamente al miglioramento delle prestazioni. All'interno di queste sedute integrate avremo soltanto un 20-30% di tempo da dedicare a questa parte qui, perché? Perché dobbiamo lasciare sempre più tempo, più spazio a quello che è l'addestramento tecnico-tattico. Primo target indicato. Abbiamo bisogno di maggiori livelli di intensità per esaltare quelle che sono le capacità coordinative costruite in precedenza, per migliorare il livello tecnico. Per fare questo dovremmo necessariamente lasciare più spazio alla parte tecnico e tattica. Questa è l'ultima parte. Prima di raccontarvi una cosa in termini di, diciamo, caso di studio reale, abbiamo bisogno di test che siano significativi, che siano stabilizzati, che siano riproducibili e standardizzabili ed oggettivabili. Allora, in termini significativi, ne abbiamo già parlato. Significativo vuol dire che devo andare a indagare una caratteristica
specifica. Inutile far fare un test massimale di forza massima a un maratoneta. Perché? Perché sono modelli lontani l'uno dall'altro. Stiamo indagando una cosa che poi non aiuta. È inutile far fare il test di Conconi o il test di Bruce a un atleta che fa il saltatore. Perché? Perché indaghiamo un'attività che non è significativa. E questa cosa ce la siamo detti. Stabilizzati cosa significa secondo voi? Che cosa significa quando il gesto è stabilizzato? Ne abbiamo già parlato in precedenza, eh? Quando è riproducibile? Sì, diciamo di sì. Diciamo che è riproducibile in che senso? Spiegamelo un po'. Nel senso che quel gesto tecnico è da parte dell'atleta che è in grado di poter riprodurlo senza altri problemi. Bravo, esatto. Diciamo che richiede un livello di energia nella riproduzione non troppo elevato. Il gesto è conosciuto bene. Quando parliamo, secondo te, quindi, perché in un test di sintesi abbiamo bisogno di essere stabilizzati su un gesto, secondo te? Perché non possiamo farlo su qualcosa che ancora stabilizzato non è? Perché principalmente bisogna avere una situazione di base sul quale poi durante il breve termine o nel lungo termine bisogna verificare poi lo stato di crescita e i miglioramenti eventuali. E sì, va bene, e però potrebbe avvenire anche se il gesto non è stabilizzato. Perché allora dobbiamo decidere un gesto che sia stabilizzato, secondo te? Ragiona. Per avere un metro di misura, cioè per avere quindi una. Sì, diciamo un'unità di misura sul miglioramento, tra virgolette. Il punto focale è che se tu hai un gesto stabilizzato che tecnicamente conosci, se la prestazione migliora, vuol dire che è migliorata per forza la tua capacità di estrinsecare una caratteristica. Quindi o sono diventato più forte, o sono diventato più resistente e via dicendo. Ok? Se Sì. invece il gesto non è conosciuto, io posso migliorare tecnicamente il gesto. Quindi il test, se non ho mai fatto uno squat jump, imparo a fare lo squat jump, salto più in alto. Ma non è che sono migliorato nella mia capacità di estrinsecare forza, sono migliorato coordinativamente. Mi sono spiegato? Sì, certo. Per quello che bisogna partire da un gesto stabilizzato. Perché se andiamo a indagare quella data caratteristica, di cui quel gesto secondo noi è significativo, per farlo dobbiamo essere sicuri che questo gesto sia già a un buon grado tecnico, perché se no rischiamo che migliora la tecnica, allora, sei stati bravissimi nel miglioramento metodologico. First, non lo sappiamo. Perché? Perché magari è migliorato semplicemente il test specifico. Questo è il Più che motivo per altro serve anche molto conoscere bene il gesto tecnico per massimizzare poi i miglioramenti. Assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì. Perché se tu conosci bene il gesto tecnico, ti costa meno energia applicare quella tecnica e ti puoi concentrare unicamente sul migliorare l'intensità di quel gesto stesso, quindi di estrinsecare ancora di più la caratteristica che stiamo indagando o che dovremmo indagare. Esatto. Riproducibili, standardizzabili, beh, riproducibili. È chiaro che cosa si intende, e standardizzabili penso anche di sì, nel senso che riproducibile deve essere una cosa che possiamo rifare, perché se le condizioni cambiano, e logicamente il test non è più significativo, e standardizzabile è strettamente correlato. Dobbiamo essere capaci di poter riproporre più o meno le stesse condizioni. Ora, una cosa è allenare per bene e una cosa è fare le cose in laboratorio. Laboratorio fa ricerca è un'altra cosa.
Fare le cose per bene significa cercare di riproporre delle situazioni che siano paragonabili e possano comunque avere un grado di determinazione buono per far sì che vengano estrinsecate le condizioni che stiamo andando a cercare. Quindi non voglio dire che dobbiamo andare a misurare la temperatura dell'aria per riproporre gli stessi gradi, lo stesso calore o freddo all'interno della palestra per rifare il test. Non sto dicendo questo. Sto dicendo però che se faccio il test di salto, per dirne una, su un prato, poi non è che lo vado a fare sull'asfalto, perché quella cosa me la inficia. Dobbiamo avere delle situazioni che più o meno siano paragonabili, standardizzabili. E questo ci porta all'ultimo punto focale, che è oggettivabile. E con oggettivabile significa che deve portarmi a un numero. Un numero che sia una misura precisa, che sia un indice di quella prestazione lì. E che io lo leggo e ognuno di voi lo legge e capisce se la prestazione sta migliorando o sta peggiorando. Fondamentale. Per quanto riguarda il discorso di questa primissima parte, direi che non ho altro da aggiungere. E logicamente è una parte dove ci teniamo più sul vago, nel senso che per poter far sì che ci sia trasversalità su quelle che sono le vostre, diciamo, aree di applicazione, non è che possiamo metterci a parlare dei vari test di alcune situazioni, perché sennò alcune situazioni sono vicini a certi modelli e molto lontani da altri. Dobbiamo cercare di capire qual è la struttura che sottende all'organizzare in maniera puntuale, precisa, il metodo, e poi all'interno di quello che è il nostro mondo cercare quelli che possono essere delle situazioni che sono significative. E quando dico situazioni di tipo significativo, per dirvene una, non è che ho bisogno di chissà quali cose, per dirvene una, per poter misurare la forza condizionale del core, del tronco, di un gruppo, basta che li metto in cerchio e misuro con un cronometro il plank. Faccio una serie di lavori deputati al miglioramento del core stability, ritesto e vedo se sono andato nella direzione giusta. Non è che ci dobbiamo inventare chissà quali cose, non è che abbiamo bisogno di chissà quali strumentazioni. Cronometro, meglio se posso fare dei video, ormai un telefono ce l'abbiamo tutti, videoanalisi, e possiamo fare già ottimi lavori che ci permettano di poter verificare in maniera puntuale quelle che sono le caratteristiche, se stiamo migliorando o stiamo peggiorando. Ora, per cercare di specificare in maniera un po' più puntuale quello che significa costruire un modello di prestazione, valutare e cercare di capire la qualità dell'allenamento, vi mostro un caso di studio. Un caso di studio che è semplicemente la squadra che seguo. Ok? Quindi, adesso tiro fuori un po' di numeri che sono... Non ci dobbiamo spaventare di questi numeri, perché sono semplicemente delle misurazioni, e più che guardare il dettaglio dei numeri, guardate quello che è il ragionamento che facciamo e poi raggiungiamo le conclusioni che vi porterò, cercherò di portarvi, per farvi capire che cosa significa cercare di essere precisi all'interno di un piano metodologico. Quindi, partiamo da quello
che è l'esigenza. Ci siamo detti che dobbiamo costruire un modello di prestazione. Allora, questo è un lavoro che tra l'altro ha fatto il nostro scoutman, quindi la persona che è deputata a controllare a livello statistico l'andamento delle nostre partite attraverso un'analisi video. Quindi, guardando le gare, ha fatto una serie di analisi e ha estrinsecato una serie di dati. Cosa c'è da vedere in sto popò di numeri? Allora, questa, diciamo, tabella complessiva ci presenta i numeri, il numero dei salti che la mia squadra ha fatto durante 5 gare. Questa è la somma di 5 partite. Questo è il tempo netto complessivo delle 5 gare in sommatoria, quindi le 5 gare hanno avuto durata di 9 ore e 18 minuti per un numero di 22 set. E qui abbiamo tutti i totali dei salti fatti dai diversi giocatori, questi sono i numeri di maglia dei giocatori, divisi per i vari fondamentali. Quindi, per esempio, il giocatore numero 1 ha fatto 304 salti, di cui 204 in attacco, 74 al servizio, 2 in alzata, 24 salti a muro, per un totale appunto su 5 partite di 304 salti. C'è uno spike, come potete vedere, ovviamente qui ognuno ha il suo volume di salti determinato dall'impiego delle prestazioni in gara. Abbiamo qui uno spike di 500 salti, che però sono salti effettuati dal nostro palleggiatore, che in alzata, vedete, fa 365 salti. Quindi il giocatore che salta di più è il mio palleggiatore, ma sono salti non massimali. Qui abbiamo una serie di somme, dettagli che poi eventualmente ognuno può andarsi a guardare nel dettaglio, ma la cosa che più incomincia a dover essere di interesse per un'indagine precisa è capire come li faccio questi salti. Abbiamo detto, questa è la somma di tutti i salti per 5 gare, 1923 salti. Di questi 1923 salti abbiamo effettuato 798 salti in attacco, 474 salti al servizio e il rimanente sugli altri fondamentali. Vedete che percentualmente i salti di squadra sono, come incidenza di volume, quindi come impatto sopra il carico meccanico della mia squadra, sono percentualmente più significativi i salti in attacco e i salti al servizio, che complessivamente si avvicinano al 65% del totale, 41 più 24. Vediamo qua cosa c'è altro. Abbiamo la durata media dei set in termini di tempo, quindi ogni set mediamente dura 25,05 minuti, e all'interno di questo set abbiamo 21 punti vinti e 22 punti qualche cosa persi, quindi più o meno 43-44 scambi. Questo è il primo screening.
quello che succede. A video ci si mette lì e guardiamo che cosa è successo. Questo è quello di cui abbiamo bisogno per capire che cosa ci dobbiamo preparare a sostenere. Andiamo avanti. Meccanicamente abbiamo capito che ci sono percentualmente i salti al servizio in attacco che sono più incidenti sopra la mia prestazione, quindi sono le sollecitazioni più importanti che il mio corpo dovrà sostenere e su cui io dovrò indagare. Da qui andiamo a fare dei semplici, a guardare dei semplici punti che possiamo desumere da quei dati. Focalizziamoci secondo un attimo soltanto sulla da questo punto in poi. Quindi in gara abbiamo dei salti per squadra per set che sono circa 87,5. 87,4, fatto semplicemente dividendo il volume totale dei salti per i set disputati. Così possiamo dire che abbiamo salti per ogni minuto di 3,5 salti al minuto. Salti per set per giocatore, quindi ogni giocatore all'interno di un set fa circa 14 salti e mezzo, e abbiamo una frequenza. Quindi, calcolando il tempo delle gare, calcolando i salti che fanno su ogni set, abbiamo che ogni giocatore mediamente effettua un salto ogni minuto e 47 secondi. Ora, tutto sto popò di roba per dirci, ogni giocatore salta circa 15 volte, mediamente, quindi ci sarà una discriminante, poi si può anche andare a vedere quelli che possono essere gli spike, le deviazioni, però mediamente salta 15 volte e a fronte di ogni salto recupera circa ogni salto massimale recupera circa di media un minuto e 47 secondi. Quindi abbiamo pochissimo lavoro in termini di espressioni condizionali ergogeniche e moltissimo recupero, un episodio che dura frazioni di secondo a fronte di una lunga pausa. Questo che cosa significa? Che siamo molto vicini a un modello estremamente neuromuscolare. Siamo d'accordo? Tanto recupero, poco lavoro. Metabolicamente siamo vicini allo zero, non consumiamo praticamente niente. Meccanicamente siamo estremamente sollecitati. Perché? Perché ogni salto dovrà essere a bomba. Questo già ci dà delle indicazioni su quelle che sono le caratteristiche dell'allenamento da condurre. Dovremmo essere molto centrali sulla forza, potenza e via dicendo. Abbiamo poi un altro dato che è estrinsecato. Le caratteristiche della mia squadra. La mia squadra è alta mediamente così, 1,79,5 m. Media tra le altezze di ogni giocatore. Questa è la media del top level della mia categoria. Quindi le squadre della mia categoria, le squadre che stanno davanti nella mia categoria, hanno questa altezza antropometrica. Quindi sono più alte della mia, hanno più fisico, hanno più centimetri. Attendere, facendo delle verifiche, possiamo dire che la categoria superiore ha ancora più centimetri. Quindi la tendenza è di livello crescente. Ho capito che la forza è importante perché il tempo di lavoro e di recupero è alto. Ho capito che la mia squadra è una squadra piccola,
quindi farà una pallavolo dove faremo più fatica a fare punti. Perché? Perché l'altezza è un dato determinante per poter colpire il pallone più in alto, per poter colpire, per poter contrastare i muri avversari e via dicendo, gli attaccanti avversari. Questo match mi deve già far dire che la mia squadra avrà delle caratteristiche. Le caratteristiche sono che dovrò faticare di più, inteso come il mio volume di lavoro sarà più alto rispetto a quello degli altri. Giocherò di più per vincere gli scambi. Perché? Perché in attacco purtroppo sono più bassino e mediamente potrebbe essere che faccio più fatica, dovrei probabilmente fare più attacchi, più tiri per fare gli stessi punti che fanno gli altri. Ho un'altra caratteristica, devo saperlo. Ora, ci potremmo aspettare che ne so, da altre squadre di livello più alto, questi dati, quelli che ho estrinsecato dalla nostra analisi, potrebbero essere inferiori, quindi con un volume di salto inferiore. Non c'è controprova, bisognerebbe verificarlo. Però quindi iniziamo ad avere un quadro generale di quelle che sono le caratteristiche della mia squadra e a cosa devo andare incontro per poter essere competitivo. E poi da qui cosa vediamo ancora? Questa è un'analisi quantitativa, scusatemi, qualitativa della durata degli scambi. Quanto dura mediamente uno scambio? Lo scambio medio diviso tra 7 tra 7 gli 11 secondi e superiore agli 11 secondi, vediamo che uno scambio sotto i 7 secondi ha una comparsa all'interno delle gare nel 53,6%, quindi significa più di uno scambio su due dura meno di 7 secondi e uno scambio, diciamo, su 5 tra i 7 e gli 11. Sommando questi due abbiamo che circa il 75% degli scambi dura meno di 11 secondi. Teniamo un attimo il dato lì, poi ci facciamo un ragionamento dopo. La pausa per ogni scambio supera i 22 secondi nel 50% dei casi e tra i 18 e i 22 secondi tra l'altro in altro 35% dei casi. Quindi cosa significa? Che nell'85% degli scambi abbiamo un rapporto minimo di lavoro e di recupero pari tra 1 e 2. Quindi se lavoro al massimo 11 secondi durata dello scambio ho almeno 22 secondi di riposo. Poi vi dico ancora una cosa che è un'analisi di tipo qualitativo, vi so dire che il rapporto tra lavoro e riposo è direttamente proporzionale. Che significa? Significa che se lo scambio dura di più, l'arbitro dà più pausa. Soggettivamente, arbitrariamente, dà più pausa. Tutto questo bel popò di roba mi deve far trovare delle situazioni che mi siano chiare. Quindi abbiamo detto saltiamo poco, recuperiamo tanto. Lo scambio è mediamente breve, quindi dura dai... Cioè se io vinco tutti gli scambi tra sotto gli 11 secondi, probabilmente vinco le partite. Probabilmente vinco le partite perché sono il 75% del volume degli scambi totali. Avendo questo tipo di incasellamento sul mio modello di prestazione specifico della mia squadra, so che il volume di lavoro che devo sostenere, qual è la pausa tra un'esposizione e l'altra, qual è la durata dello scambio medio e quali sono le insorgenze di frequenza di questi volumi di scambi. Quindi ho tutto per dire, benissimo, se io vinco
tutti quegli scambi lì vinco le partite. Oggettivo. Devo essere pronto a fare quello. Un modello strettamente meccanico. Perché? Perché se ho 7 secondi di lavoro, qual è il sistema di ripristino energetico elettivo? Chi me lo dice? Dai. 7 secondi, 7-11 secondi. Qual è il sistema di ripristino energetico che chiami in causa in 7-11 secondi? È vero che tutti i sistemi di ripristino energetico lavorano contemporaneamente sempre, però ce n'è uno che sarà quello predominante. Tra i 7 e gli 11 secondi, esatto. Anaerobico lattacido, non produco lattato, quindi sono indirizzato alla fosfocreatina. Ok? Quindi, che cosa andrò ad allenare dopo tutto sto popò di roba? Dopo tutto questo popò di analisi, so cosa devo andare ad allenare, precisamente. Scelgo quindi un modello strettamente meccanico, che sia poi quello misurabile. I miei test di sintesi dovranno essere significativi per quelle caratteristiche lì. Neurali, molto neurali, anaerobico lattacido. E quindi che cosa ho fatto io? Cosa faccio io? Quindi abbiamo visto, queste sono semplicemente la risultante di quello che si è visto fino adesso, negli ultimi 10 minuti, una spiccata richiesta neuromuscolare, il sistema elettivo e il creatin fosfato, grande richiesta di forza esplosiva reattiva, grande richiesta di velocità di tipo metabolico. Cosa intendo con velocità metabolica? Che cosa significa velocità metabolica, ragazzi? Qualcuno lo sa? Capacità di ripristinare energia nel minor tempo possibile. Esatto, esatto. E come la faccio a stimolare? Quali sono le caratteristiche da dover allenare per poterla stimolare? Sono caratteristiche di tipo... Se faccio resistenza organica, devo essere efficiente a ripristinare energia nel tempo, no? Sì, quindi avere un sistema aerobico performante per quanto riguarda la resistenza. Esatto. Se invece sono su una risposta di tipo di velocità metabolica, avrò Deve avere un bisogno... sistema anaerobico abbastanza performante. Performante, come faccio a farlo performare? Come fa? Stimolando l'atleta in magari esercizi abbastanza brevi che coinvolgono una forza magari maggiore in un lasso di tempo molto breve. Questo sì, però qui parliamo, questo senz'altro, però poi noi dobbiamo, in questo caso è un modello di tipo meccanico, poi è sul volume, no, di queste riproposizioni di stimoli. Come faccio poi che nella seconda serie performo come nella prima? Perché se parliamo di stimolazione meccanica è giusto, nel senso, ok, gli diamo forte stimolo meccanico, perché è neuromuscolarmente importante. Se parliamo di risposta di ripristino energetico, è determinato a che cosa? Al volume del recupero, no? Cioè, più sono bravo, sì. Prima recupero. Siamo d'accordo? Sì. Questa cosa qui è determinata da delle risposte di tipo enzimatico. Cioè, più il mio sistema lavora bene, quindi stimolando quelli che sono gli enzimi che permettono di ripristinare velocemente la riserva di energia, più sarò bravo a riproporre la massima intensità o una intensità paragonabile della prima serie, chiamiamola così, no? Se faccio un salto, dopo quanto riesco a riproporre lo stesso salto alla stessa altezza? Quanto tempo ci metto tra una e l'altra? Più il tempo è breve, più sono bravo. Velocità metabolica. Ok?
Ci siamo? Ok. Poi lasciamo perdere come si fa metodologicamente, perché è un altro mondo, un altro pianeta. Non è questa la sede. Quindi, questo tipo di lavoro sono le caratteristiche effettive, concrete, viste sul campo di quello che ha bisogno la mia squadra. Però, tutto bellissimo. Qui abbiamo fatto, questi sono i miei lavori sui massimali, perché? Perché abbiamo detto che il sistema neuromuscolare deve essere stimolato, quindi abbiamo un test sul carico massimale condotto in particolari condizioni, non è questa la sede, però che ci dà il carico di una RM su quelli che sono gli esercizi che io ritengo essere di interesse. Qui semplicemente ho dei percentili già calcolati su quelli che sono il carico del volume massimale, in maniera che in funzione della giornata decido che impulso di stimolo voglio applicare. Banalmente, che succede? L'atleta si sta allenando, viene da me e mi dice: Omar, cosa ci metto sopra di carico? Io guardo quelli che sono i suoi test, guardo la percentuale di carico che mi interessa per quel dato giorno e applico lo stimolo che mi interessa applicare. Ho fatto un test, che questo è il nostro test di sintesi che periodicamente dobbiamo ripetere per valutare come stiamo andando, se la forza sta migliorando, bla 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 bla, quello che ci siamo già detti nella prima parte. Ho fatto il mio test di sintesi, che è un test di livello massimale per quanto riguarda lo stimolo meccanico, perché questa è la richiesta. Ho in mano una semplice pagina di Excel dove ci sono le percentuali di carico che sono di mio interesse per arrivare a degli stimoli che io decido arbitrariamente che siano importanti in funzione di quello che è il periodo del calendario, arbitrariamente, e applico lo stimolo che voglio. Questo è il modello. Poi farò un'altra sessione, un'altra batteria di test che mi dirà se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male, se la forza è cresciuta o no. Se la forza è cresciuta, probabilmente sarò più bravo perché il modello di prestazione richiede maggior intensità neurale. Se ho più forza, più potenza, poi in realtà, probabilmente sarò migliorato nelle prestazioni. Tutto giusto, evviva. Ma poi in allenamento che cosa succede? Siamo capaci di misurarla questa cosa? E vi mostro quello che sono stati alcune cose che sono successe sul campo realmente, quindi questa è situazione vera. Guardate qua. Prima esercitazione dove non abbiamo fatto, qui eravamo all'inizio della stagione, non avevamo ancora fatto uno studio di indagine approfondito. Guardate cosa succede. Questi sono 2 giorni di allenamento, 12 agosto e 14 agosto, sulla durata di esercizio 24 minuti e 21 minuti, questa è la somma. La durata totale dell'esercitazione è 45 minuti. In 45 minuti abbiamo fatto 447 salti. Cosa significa? Significa che ho fatto circa il 300% rispetto alla frequenza di salto di gara. In gara salto 3 volte, virgola qualche cosa ogni minuto, qui saltavo quasi 10. Errore madornale. Un errore quantico madornale. Un ritmo troppo elevato. Troppo tempo, sollecitazioni che vanno fuori da quella che è l'esigenza, e siamo sempre lì. Non è che se mi alleno più intenso, allora poi in gara
sono più bravo. No, non funziona così. Non è che se corro in salita, poi quando vado in piano corro più veloce. No, no. Sistema allo statico, si adatta a quella che è la stimolazione. Probabilmente in questa esercitazione che vi ho mostrato, le ragazze saranno state più stanche. Perché? Perché non avevano il tempo di recuperare. E quindi cosa significa? Che avranno saltato di meno. E quindi colpivano più in basso. E quindi il pallone viaggiava più lentamente. E quindi siamo su un sistema che invece che andare a allenare le capacità condizionali centrali sul modello di performance, allenavano la resistenza alla forza. Un'altra roba. Errore madornale. Altro dato. Sempre. Sempre di questo periodo. Su un'altra settimana che va dal 24 al 30 agosto, totali. Qui ci sono i dettagli delle varie giornate di allenamento. Nel totale, in 4 sedute di salto, abbiamo sostenuto 2,16 volte il ritmo gara. Cioè, abbiamo saltato in 4 giorni quello che si salta in 2 gare e mezzo. Quindi, stesso discorso, significa che in quel volume lì, se alzo drasticamente i parametri, vuol dire che sto allenando un'altra cosa, vuol dire che il corpo è assoggettato ad altri tipi di stimoli. E questo è un dato di fatto, quindi si adatta a qualcos'altro. Questo è quello che ci dice la scienza, eh? Non è che se facciamo qualcosa di diverso, allora poi quando ritorno a fare quello di cui ho bisogno, sono più bravo. No, non è così. Sono errori. E sono errori che succedono per generosità, chiamiamolo come si vuole, no? Voglia di fare, entusiasmo, però io sto allenando delle cose che poi non sono centrali, che non mi servono a quello che è poi la mia esigenza. E intanto sprecare tempo è sempre una cosa brutta, ma poi le sollecitazioni sul corpo si sentono. Aumento, a parte il fatto del dispendio di energia, mi affatico di più. Più sono affaticato, più è probabile, più è possibile che le strutture vadano incontro a dei punti di rottura. Quindi maggiore esposizione alla possibilità di infortunio. Alleno un'altra cosa. Sto facendo un'altra cosa. Mi sto allenando per un progetto che non è quello delle gare. Sto facendo l'allenamento per un'altra cosa. Tutto questo cosa ci fa determinare? Che monitorare non è una scelta, è un dovere. È un dovere fondamentale per poter far sì che si possa fronteggiare in maniera concreta, puntuale, precisa, quelle che sono le esigenze del nostro gruppo. Che come siamo intervenuti, abbiamo calcolato una densità in termini di tempo, ovviamente con cui do una mano al mio allenatore per dire quanto tempo mediamente possiamo performare durante l'interno di un'unica seduta di allenamento, analizzo l'esercitazione con cui stiamo allenando e ovviamente alleno sempre con chiaro bene in testa qual è l'obiettivo. Questo, anche se messo per ultimo, è il punto principale.
Quando intendo dire analizziamo il mezzo, quindi analizziamo l'esercizio, significa che molto semplicemente, se portando l'esempio di un altro sport, se abbiamo un'esercitazione che preveda l'inserimento, che ne so, nel calcio, che ne so, ogni esercitazione parte con il rinvio del portiere o con una rimessa laterale. Una cosa è se la rimessa laterale la fa il giocatore, una cosa è se siamo all'interno del campo e ogni qualvolta la palla esce fuori, un componente dello staff ne ributta un'altra dentro. Se c'è da fare la rimessa laterale, se c'è da rifare la rimessa dal fondo del portiere che calcia, c'è un tempo di recupero. Se invece fuori e siamo pronti a rimettere subito la palla in gioco, quel recupero lì non c'è più, la frequenza si alza. Nel nostro campo, nel nostro caso, se ogni azione parte con un servizio, ha del tempo. Perché? Perché il giocatore dovrà concentrarsi, rispettare dei tempi, colpire il pallone, magari c'è un errore. Se invece ogni azione parte con la palla scodellata dall'allenatore, cambia perché la frequenza si alza. In funzione di questo, ho calcolato dei tempi, cronometro, quanto tempo abbiamo da fare? Questo. Possiamo fare questo lavoro per X minuti, punto. In funzione di quello che è stata l'indagine. L'allenatore viene da me e mi dice: andiamo avanti o ci fermiamo? Andiamo avanti, ci fermiamo. Non è obbligatorio avere perfettamente preciso in testa al dettaglio, al puntino, al salto nel nostro caso, l'ordine di grandezza, però non posso neanche sbagliare del 300%, perché sennò è un'altra roba. Ho fatto un errore clamoroso. Succede perché? Perché se non controlli, non lo sai. E questo è quanto su quello che può essere un reale caso di studio. Ovviamente tutte queste indagini sono state fatte a video posteriori, quindi è solo una questione di mettersi lì e guardare. E soprattutto non è una cosa che devo fare tutti i momenti. La faccio in funzione di quella che è l'esigenza. Cioè, periodicamente controllo 2 volte all'anno, 3 volte all'anno, poi una volta che conosco i parametri, li ripropongo. Però, ripeto, devo sapere di che cosa stiamo parlando, devo sapere cosa sto facendo, come sto conducendo la mia seduta di allenamento e se sono centrale sull'obiettivo, perché se no, non sto allenando, sto facendo fare attività motoria, faccio sudare le persone. Questo è, che ci piaccia o no. Noi non veniamo pagati in funzione del tempo che passiamo sul campo o in palestra. Noi dobbiamo essere pagati in funzione di quello che conosciamo, di quello che sappiamo, di quelli che sono gli obiettivi. E il back office e l'analisi fa parte strettamente correlata di quello che è il nostro mestiere, molto di più di quello che è poi l'operatività. L'operatività è soltanto una risultante. Però prima devo aver fatto bene i compiti a casa. Se non so bene di che cosa si tratta sul mio campo di gara, vuol dire che non sto allenando. Vuol dire che sto facendo sudare persone. Altro fine. Lodevolissimo, ma non posso garantire miglioramenti a nessuno. Perché? Perché gli obiettivi non sono chiari. Se non hai ben chiaro in testa gli obiettivi e non sei parametrato su quegli obiettivi, tu non stai allenando, tu stai facendo sudare una maglietta. E se era facile, lo facevano tutti. E invece non è così semplice. E sta a noi sottolineare il fatto che non lo sia. Vi faccio
Un ultimo excursus su quelle che sono le conclusioni complessive su quello che è il modello che abbiamo guardato in questo periodo. E vi ricordo questa cosa qui, che procedere per tappe crea cultura del lavoro, inteso come stimolo qualsiasi livello di atleta, dai più giovani ai seniores, a lavorare per un obiettivo e poter valutare quanto sta migliorando. Faccio qualcosa per ottenere qualcos'altro, quindi procedo con degli stimoli adeguati, puntuali e precisi per ogni età e do l'idea di essere all'interno di un percorso lungo, ma con all'interno degli intermedi che possono dare delle soddisfazioni, cultura del produrre, cultura del fare. I modelli, questo ce lo siamo già detti più volte, i modelli sono tracce, non sono gabbie, quindi non possiamo spaccare con l'accetta le varie tappe di età, non possiamo essere iper puntuali, precisi sul volumi, sui dettagli, dobbiamo avere un minimo di flessibilità in funzione di quelle che sono le situazioni del giorno, in funzione di quello che può essere l'età di sviluppo biologico dei nostri ragazzi, in funzione di quelle che sono le possibilità di parametrarci. Tutte queste componenti sono poi determinanti. Dobbiamo avere dei margini di manovra, perché, come vi dico spesso, abbiamo sì una rigida componente scientifica, ma abbiamo altresì una componente di tipo artistica all'interno del quale l'allenatore si deve muovere per strutturare quello che è il suo lavoro. Non può essere sempre complessivamente soltanto parte artistica, perché sennò sono cose a caso, però non può essere neanche necessariamente solo parte di tipo scientifico. E poi prendiamoci la responsabilità di far qualcosa. Prendiamoci la responsabilità di dire, ok, garantisco che percentualmente chi più, chi meno, avrà dei miglioramenti. Chi più, chi meno, in relazione a se stesso, migliorerà. Perché? Perché non lo dico io, perché sto applicando dei protocolli, ho fatto delle verifiche e migliorerà. Perché se te vai dal medico di base e hai la febbre, ti danno la tachipirina e ti dirà la febbre scende. Perché? Perché applico un protocollo, non è niente di magico. Il problema è che nella nostra cultura l'allenamento è qualcosa di magico, che basta fare qualche cosa. Non è così, togliamocela dalla testa. Se questo è il nostro livello di pensiero a riguardo dell'attività dell'allenamento, ci sbagliamo in maniera drastica e andremo incontro a delle delusioni. Per ottenere dei risultati, io devo sapere precisamente qual è l'obiettivo e lavorare su quell'obiettivo lì. Il sistema è allo statico, si adatta a tutto. Queste sono consapevolezze che dovete costruire. Va bene? Con questa parte qui chiudiamo il percorso di sviluppo metodologico e ce lo mettiamo lì da parte. Ragionateci. Ragionateci, pensate e portatelo sempre all'interno del vostro campo di applicazione, però consapevoli che questa è la realtà. Poi, se vogliamo, possiamo far finta che non sia così. Però, se vogliamo essere dei professionisti veri, seri, che portano dei risultati in maniera costante, che perdura nel tempo, devo sapere che cosa faccio. E la prima cosa è obiettivi.
Non è che puoi ottenere il risultato quando vuoi te, se fai sport. Se fai sport. Le persone devono performare in funzione del calendario. Non è che se hai la finale della Champions a maggio puoi andare in forma a settembre. È un problema. Sto ovviamente esagerando. Va bene. Passato questo momento un po' dilungato sulla parte metodologica, ci focalizziamo su quelle che sono le caratteristiche, e ripeto, guardatevele perché potrebbero essere in parte o in toto richieste del modello pratico, quindi del vostro esonero pratico dell'attività, su quelle che sono le caratteristiche del palleggiatore. Palleggiatore inteso come palleggio, palleggiatore perché ho trovato dei video di palleggiatori. Vediamo, partendo dall'inizio, quelle che possono essere state le stesse cose che abbiamo visto con il bagger. La fase di sensibilizzazione avviene, in questo caso, sui polpastrelli delle mani, cercando di far rimbalzare la palla al muro. Vedete fin da subito che, in funzione di quelli che sono i soggetti, la palla rimbalza più o meno rapidamente, quindi perdura di più all'interno della mano, del polpastrello dell'atleta che sta lavorando, oppure di meno. È vero, sì, che ci sono anche palloni diversi da dover analizzare, però è anche vero che se guardiamo le tre atlete a confronto, abbiamo già una posizione di gomiti differente, alcune braccia più tese, ad alcune braccia più flesse, e una velocità di uscita del pallone differente. Le esercitazioni sono fatte in maniera super analitica. Vedete che ci focalizziamo unicamente su una parziale parte del fondamentale stesso, e nella fase di sensibilizzazione andiamo a sollecitare quelle che sono i distretti, che poi saranno quelli focali durante il gesto. In questo caso l'abbiamo fatto sul bagger, quindi sensibilizzare l'avambraccio, in questo caso sensibilizziamo i polpastrelli, perché lì è quella la zona in cui il giocatore dovrà far rimbalzare la palla. Vi ricordo che tra l'altro il palleggio è assoggettato a valutazione dal punto di vista arbitrale della qualità del tocco, quindi deve essere un'uscita molto precisa. E vedete già che la condizione della posizione dell'atleta stesso è variabile. C'è chi sta con i gomiti più alti, i gomiti più bassi, la palla perdura più o meno tempo all'interno del polpastrello. Noi in linea generale dovremmo valutare una massima estensione del gomito e il minor tempo possibile di rimbalzo sopra i nostri polpastrelli. Più riesco a essere alto nel punto d'impatto e più veloce è la velocità di uscita, più di qualità alta sarà l'esecuzione del fondamentale. E questo perché? Perché se io riesco ad anticipare il punto dove il palleggiatore andrà a gestire il pallone, sarò più veloce ad organizzare lo scambio, quindi organizzare l'azione d'attacco della mia squadra. Quindi la squadra avversaria sarà messa più in difficoltà sulla velocità dell'uscita dell'alzata. Avete visto nei numeri precedenti che il giocatore che salta di più, seppure non massimalmente, è il palleggiatore. Perché? Perché prova ad anticipare
e ad andare a prendere una quota ancora più alta la traiettoria del pallone stesso per anticipare l'alzata. Quindi avere ben chiaro che questo fondamentale si costruisce in questa direzione ci permette di partire con quelle che sono gli strumenti, sia in termini di mezzi, in questo caso superanalitico inteso come una parte del fondamentale stesso, finalizzati alla sensibilizzazione della struttura, essere capaci di utilizzare una porzione, in questo caso le dita del gesto, sopra il tal fondamentale, che poi verrà riprodotta sui vari step che ci siamo già detti in precedenza, su quelle che sono prima la destrezza grezza, poi la destrezza fine, fino ad arrivare alla disponibilità variabile, che ci porteranno dall'apprendimento del fondamentale fino a quello che è la capacità di applicare il fondamentale stesso all'interno di un discorso globale, tecnico-tattico, di gioco. Questo, lasciate stare che adesso è fondamentale il fondamentale di indagine e il palleggiatore perché il modulo si chiama pallavolo e perché voi lo dovrete rifare. Prendete questa cosa qui e pensate come lo fareste sul fondamentale della vostra attività. Quindi, visto la parte di sensibilizzazione, vediamo qual è il gesto completo. Gesto completo. Se parte il video, eccoci qua. Mostrato da una palleggiatrice di Serie A, dove vedete la palla sta il meno tempo possibile all'interno delle mani dei polpastrelli per essere servita ai vari attaccanti. Quello che sarà determinante sarà la posizione del pollice e dell'indice. Le altre dita avvolgeranno il pallone e in maniera assolutamente sincrona e contestualizzata spingeranno il pallone nella direzione desiderata. La posizione delle mani sarà quella che viene chiamata della freccia del cuore rovesciato, che vedete qui descritta tra pollice e indice, e permetterà la spinta del pallone sincrona con tutte le altre dita nella direzione in cui viene richiesta. Scusate, viene richiesta l'alzata. Il pallone sta molto poco all'interno delle mani del giocatore e proietta la traiettoria nella direzione richiesta. Vediamo alcune esercitazioni che sono di sviluppo per cercare di andare a sensibilizzare altre caratteristiche di questo fondamentale. In questo caso, il primo obiettivo è quello di andare sotto il pallone bene con la fronte e ricevere il pallone bene sopra la linea della fonte stessa. Ovviamente, in questo frangente, se la pallina viene raccolta dal conetto, vuol dire che ho effettuato bene l'analisi dello spostamento. In questo caso andiamo a lavorare su dei discorsi di core stability, inteso come lasciamo stare adesso la qualità dell'uscita del pallone, ma il centro deve essere solido per poter portare in spinta il pallone stesso. Lavori sulla capacità delle dita di essere sensibilizzate solide.
sensibilità del palleggio rovesciato senza guardare l'obiettivo, cercare di centrare il target richiesto, soltanto ascoltando il peso del pallone stesso. Altri lavori, sempre di core stability, cercando di mantenere il centro e lavorando con, notate il dettaglio, prima con il pallone medicinale e poi con la palla regolamentare, sempre per andare anche a sensibilizzare dei discorsi di discriminazione cinestesica. Procediamo nella nostra analisi. Altre capacità di sensibilizzazione, cercando di centrare target più sfidanti, per arrivare poi a delle esercitazioni in sintetico, dove iniziamo ad abbinare alcuni fondamentali, quindi un presalto a muro e poi il lavoro di spostamento e inserimento. Lavori di, in questo caso, di destrezza fine, quindi iniziamo ad avere una frequenza di appoggio un po' più alta, più stabilizzata rispetto a quelle che sono le condizioni iniziali, e lo abbiniamo a delle esercitazioni di livello sempre più difficoltoso. In questo caso mi sposto a destra e a sinistra, questi passaggi di incrocio e via dicendo. Altre tecniche di spinta in funzione di quelle che sono le esigenze poi degli schemi di attacco da organizzare, che vedremo poi in via specifica a video più avanti, però logicamente questa qualità di spinta del pallone deve essere determinata e sincronizzata alla capacità di applicare la forza giusta per fargli fare il compito che desideriamo. Altra porzione di lavoro, sempre su una parte prima integrata, e poi questo doppio target da conseguire, un target distale e una velocità di palla richiesta per raggiungerlo, quindi non soltanto raggiungere il punto di interesse, ma anche la richiesta di avere una traiettoria indotta dal target intermedio. Altre esercitazioni di destrezza fine, quindi spostamenti per il campo, in questo caso oltre alla qualità di palleggio, di perdurare con qualità sotto il punto di vista dell'appoggio sulle dita, ci sono anche dei discorsi di visione periferica, di rapporto nei confronti con le compagne. Altri lavori, scusate, ecco. Tra poco vedremo dei lavori per sentire bene la spinta, ed è determinante il mantenimento delle braccia protese verso l'alto fino a quando il pallone non è arrivato a destinazione, per evitare che ci sia un rilascio troppo precoce della posizione che dia delle perturbazioni al pallone stesso e lo faccia girare nello spazio, ricordandovi che viene sanzionato un fallo. Sempre dei lavori di appoggio, destrezza fine, e poi a seguire in questo caso alcuni lavori sempre in spinta, dove vengono coinvolti anche le catene posteriori. Tutti questi lavori sono semplicemente e assolutamente di tipo sovrapponibile a quelli che abbiamo già valutato con il bagger. Quindi, aver chiaro bene in testa qual è il fondamentale,
sensibilizzo la struttura nella componente, diciamo, elettiva, preferenziale, dove il pallone viene a contatto. Una volta sensibilizzata la struttura stessa, incomincio con quelle che sono le varie esercitazioni super analitiche. Quindi in questo caso palleggio a un dito, palleggio a due dita, a tre dita e via dicendo, palleggio ad una mano. Una volta che sono sensibilizzato, passo a una fase di destrezza grezza. Quindi incomincio anche soltanto da fermo a fare un volume di lavoro più alto, a una frequenza più elevata, anche se la qualità non è ancora perfetta, integerrima. Però quel tipo di stimolo cosa fa? Fa passare il gesto da corticale a subcorticale. Ce ne siamo già, abbiamo già affrontato il tema. Se non sapete di cosa stiamo parlando, andatevelo a rivedere nelle prime lezioni, leggetevelo e guardatevelo. Fatto quello, arriviamo poi ad avere in destrezza fine delle esercitazioni sempre di più alto livello, per poi arrivare a una disponibilità variabile, che significa applicare il sistema ad una fase di gioco, fondamentalmente. Renderlo disponibile quando poi è ora, per non costruire soltanto la capacità del ragazzo, della ragazza, di gestire il fondamentale a secco, che ha utilità ovviamente bassa. In alcune esercitazioni, far ascoltare, quindi ascoltare il proprio corpo, la propriocezione della spinta, della qualità, attraverso, per esempio, il centrale un target senza poterlo vedere, diventerà determinante per la consapevolezza dell'atleta stesso di avere l'esperienza di quale sia la forza necessaria per eseguire il compito. Più sarò stabilizzato su quel grado di abilità, più probabilmente quando dovrò renderlo disponibile durante le fasi di gioco, è probabile che l'esecuzione vada a buon fine. Ora, al di fuori del discorso esame, e quindi mostrarvi, farvi vedere che cosa poi cercheremo di farvi fare, e ripeto, attendiamo anche in parte quelle che possono essere le esternazioni dell'Ateneo a riguardo, se possiamo farlo in presenza o se lo faremo da remoto. Al di fuori di questo, quando guardate un gesto, ormai dovete essere bravi ad analizzare quello che succede in funzione di quelle che sono le vostre competenze. Cioè, ogni volta che guardate un gesto, voi dovete fare un processo d'analisi per capire quali sono le caratteristiche di quel gesto e quali sono le componenti fisiche che dovranno essere esaltate per metterlo in pratica. Vi stimolo, come al solito, ad andare a guardare altri sport, altri gesti, altre cose che non conoscete, guardarle, analizzarle con occhio critico e cercare di immaginare quelle che possono essere le componenti chiamate in causa. È un esercizio che vi fa bene per poi poter andare in analisi su quelle che sono le componenti specifiche del vostro sport e poi della parte, diciamo, che andrete ad allenare anche in futuro, nel senso vi renderanno più capaci, più abili, più pronti, con una forma mentis adeguata a quella che è l'esaltazione di un gesto, perché lo saprete sempre scomporre e analizzare in maniera critica, sportivamente parlando, ovviamente. Sportivamente parlando. Quindi, mi raccomando, cerchiamo di entrare in quest'ordine di idee. Guardiamo quello che succede, facciamo un'analisi, quali sono le componenti coordinative, quali sono le componenti condizionali. Non è che devo, per carità di Dio, guardatevi lo sport e divertetevi e intrattenetevi, però nel momento in cui
state facendo un percorso, dovete anche prendere altre consapevolezze e vedere le cose da tecnici, capire qual è la reale difficoltà del gesto che viene messo in atto, non soltanto rimanere estasiati di fronte a quelle che possono essere le gesta di uno sportivo di qualsiasi sport, ma capire qual è la reale difficoltà di quello che stanno facendo. E per questo, come al solito vi dico, sarà utile sporcarsi le mani per capire che poi non è così facile, non è così immediato, non è così semplice mettere in opera alcuni gesti che a video sembrano banali. Ma nel momento in cui tu c'hai la palla in mano, non è così semplice, non è così facile, non è così banale come può sembrare. Va bene, direi che si è parlato abbastanza. Se ci sono domande, dubbi, perplessità, sono a disposizione per fugarle. Nel caso contrario, anche ovviamente come al solito, se vi viene in mente qualche cosa durante il corso della settimana, molti lo stanno già facendo, però nel caso vi venisse qualche cosa una volta digerita la nuova lezione, resto a disposizione per farvi chiarimenti anche postumi. Se no, vi ringrazio, vi saluto e ci diamo appuntamento alla prossima settimana per la nostra consueta col settimanale. Come al solito adesso interromperò la registrazione e vi renderò prima possibile fruibile la registrazione sopra il Moodle del mio corso. Mi sembra di capire che non ci siano altri interventi in coda, e allora a questo punto vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Buona giornata, buon lavoro, ciao. Arrivederci.